Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Dalla nostra cucina oggi vi portiamo un'idea fantastica, i cestini di parmigiano. Si abbinano con migliaia di idee che vanno dai risotti alla carbonara, dagli antipasti ai secondi, davvero di tutto. Vi proponiamo due idee che stupiranno i vostri cari con un bellissimo effetto wow. Iniziamo! Iniziamo la ricetta prendendo del parmigiano reggiano. In una teglia con carta forno ne mettiamo 2 cucchiai, circa 40 grammi, e con un cucchiaio formiamo dei cerchi di diametro 15 cm. Cuociamo a forno già caldo, 180 gradi statico, per 8-10 minuti. Bisogna prestare attenzione perché passati gli 8 minuti di cottura è un attimo che si bruciano. Appena sfornati, mettiamo immediatamente i dischi su un bicchiere e diamo la forma di un cestino schiacciandoli con le mani. Più stagionato è il parmigiano e più croccanti verranno le cialde. Lasciamo raffreddare completamente. Vi proponiamo due ottime idee per il ripieno. La prima è con la carbonara. All'interno della cialda di parmigiano diventa un piatto ancora più goloso, perché oltre al fatto che anche il piatto si può mangiare, arricchisce la pasta con una parte croccante e saporita. Concludiamo con un pizzico di pepe. La seconda idea è un antipasto fresco e sfizioso. Consiste in una base di rucola, dello speck dell'Alto Adige, possibilmente non molto stagionato, qualche fettina di camoscio d'oro, che è un formaggio molto delicato e morbido che si abbina bene agli altri ingredienti. Infine tritiamo grossolanamente delle noci tostate e anacardi per dare un'ulteriore croccantezza. Concludiamo con dei pomodorini datterini per donare un tocco di freschezza. E voilà! In 10 minuti abbiamo realizzato due idee con i fiocchi. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo queste deliziose cialde. Iniziamo con il protagonista, la semplice cialda al parmigiano. E adesso do un bel morso. La cialda è bella saporita e croccante. Il gusto di parmigiano è molto intenso, ma la voglia di finirla è tantissima. Adesso vorrei tanto assaggiare uno dei miei piatti preferiti, la carbonara. È un'idea pazzesca perché la carbonara abbinata ad una parte croccante, la cialda di parmigiano, è un abbinamento perfetto. Adesso passiamo all'altra idea, speck, rucola e camoscio. L'abbinamento è fantastico, lo speck si sposa alla perfezione con la cremosità del camoscio, gli anacardi e le noci donano un tocco di croccantezza e la rucola e i pomodori donano un tocco di freschezza che completa l'antipasto. Sono due idee fantastiche, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.